Buonasera, questo discorso di questa sera, la conversazione, verte su un argomento politico. Eh sì, anche il Buddha qualche volta si occupò di politica. Quando espose questi 10 doveri di un re, quindi il consiglio su come ben governare, quali devono essere le qualità che un buon governante deve avere per poter governare nel miglior modo possibile, quindi in accordo con i principi del Dharma. Questo discorso è conosciuto come Dasa Raja Dhamma, ossia i 10 doveri, 10 compiti di un re. Però ovviamente l'idea di un re riguarda 2000 l'età, contesto in cui viveva il Buddha 2600 anni fa. Noi possiamo tranquillamente riferirli a qualunque persona abbia responsabilità di governo, per cui una buona traduzione di Dasa Raja Dhamma è i 10 compiti, 10 doveri di un governante, di chi governa, secondo Buddha. I principi del retto governo sono esposti dal Buddha in questo discorso sui 10 doveri del re Dasa Raja Dhamma, che si trova nei Jataka. Ecco, mi avevano chiesto prima dove si trovasse, si trova nei Jataka. Quindi in una scrittura che non è propriamente canonica, però fa parte della letteratura canonica. Naturalmente il termine re, Raja degli antichi deve essere sostituito oggi con il termine di governo. Quindi i 10 doveri del re si applicano oggi a tutti coloro che partecipano al governo. Capi di Stato, ups. Ministri, leader politici, deputati, funzionari, eccetera, eccetera, eccetera. Il primo dei 10 doveri del re è la liberalità, dana, la generosità, la carità. Il sovrano, dice il Buddha, non deve essere avido né attaccato alla ricchezza e alla proprietà. Ma se ha di questi beni, ne deve disporre per il benessere del popolo. Sono passati 2600 anni, ma non si sono visti tanto applicati, almeno questo primo principio. Se andiamo in fondo, mi sa che la situazione peggiora dal punto di vista della mancata applicazione. Il secondo dovere è un elevato carattere morale, Shila. Non deve distruggere la vita, non deve ingannare, rubare, sfruttare il prossimo, commettere adulterio, dire il falso e drogarsi o bere bevande inebrianti. Vale a dire, deve osservare almeno i 5 precetti che si richiedono, da cui osservanza è consigliata a qualunque laico. Il terzo dovere è quello di sacrificare tutto per il bene del popolo. Parinchaga. Deve essere pronto a sacrificare ogni comodità personale, nome e fama e anche la vita nell'interesse del popolo. Qui diventa sempre più ardua, eh? Il profilo è un profilo che non riusciamo a vedere qualcuno che lo soddisfi. No? Cioè, o c'avete qualcuno, pensate qualcuno che possa essere aderire a questo profilo. Il quarto dovere è l'onestà, è l'integrità, aggiava. Deve essere libero dalla paura e dai favoritismi nell'esercizio delle sue funzioni. Deve essere sincero nelle sue intenzioni e non deve ingannare il pubblico. Quinto, gentilezza e affabilità, maddava. Deve avere un temperamento socievole, no, qui sono tanti quelli che sono così. Temperamento socievole, dei piacioni ne abbiamo avuti tanti, no? Sesto, abitudini austere, tapa.
deve condurre una vita semplice, non indulgere nel lusso, deve avere autocontrollo. Settimo è l'assenza di odio, malevolenza, inimicizia, accoda. Non deve portare rancore a nessuno. Ottavo, non violenza, ahimsa, che significa non solo che non deve far male a nessuno, ma anche che deve sforzarsi di promuovere la pace, evitando e prevenendo la guerra. E tutte le cose. Op! Oh, sparito. E tutte le cose che implicano violenza e distruzione della vita. Quindi Ahimsa è Ahimsa in sanscrito, è un principio, è proprio uno dei principi inderogabili, è uno veramente dei principi guida di qualunque buon praticante. Nono, pazienza, accettazione, tolleranza, indulgenza, canti. Deve essere capace di sopportare le prove, le difficoltà e gli insulti senza perdere le staffe. Decimo, non opposizione, non ostruzione, aviroda. Ossia, non si deve opporre alla volontà popolare né ostacolare alcuna innovazione per un miglioramento delle condizioni sociali. In altre parole, deve governare in armonia col suo popolo. Uno standard elevatissimo. E ogni volta che scorro questi Dasa Rajadhamma mi rendo conto che 2600 anni non ci hanno avvicinato, non hanno migliorato la situazione. Anzi, sembra quasi che noi ci siamo abituati a standard sempre più bassi. No? Tant'è vero che oggi. Boh, non lo so, scegliamo i nostri rappresentanti politici sulla base di criteri, diciamo, molto passeggeri, no? Molto effimeri. Ah, come parla bene, no? Oppure, non so, sono d'accordo con quello che si dice in questo momento, poi magari tra 10 minuti non sono più d'accordo, però ecco. Oppure non lo so, oppure se. Però non, sinceramente, noi non riusciamo più a valutare le persone. Forse abbiamo perso anche la speranza che possano esserci dei governanti del genere. Leggendolo mi veniva in mente, poi sai, io, le persone non si conoscono e bisognerebbe conoscerle da vicino per poter effettivamente dire, ma. Sarà poi così oppure sarà per cos'ha, no? Perché spesso, questa è una cosa che ho sempre voluto, cercate il momento, state per dirla, forse viene adesso, nella retta parola, cioè nel parlare degli altri, bisogna stare attenti a non parlare male, ovviamente, perché in questo modo si nuoce a se stessi, si nuoce alla reputazione di un altro, si rischia di fare danno, ma bisogna stare attenti anche a parlare bene, perché potremmo ingannarci. Quindi, no? Provate a pensare, uno parla bene, convintamente di una certa persona e poi questa persona si rivela molto diversa e distante dall'opinione che noi ne avevamo. Quindi, premesso questo, che prendo distanza dal parlarne bene, però da quello che la stampa o i media hanno fatto circolare, questo ex presidente del Uruguay, mi pare che fosse Pepe Mujica, dov'è? Uruguay, è forse la persona tra i viventi che si piazza sul posto migliore, o no? Da quello che ne dicevano, poi io non so, non ci ho mai passato neanche 5 minuti assieme, non so che cosa dicesse, però era una persona sobria, pensava al benessere del popolo, non al proprio vantaggio personale. Penso che fosse anche disposto a sacrificare la vita, almeno per la stampa, per quello che ne è stato detto. È un personaggio molto simpatico.
Ma non è stato rieletto, quindi vuol dire, vuol dire che poi anche lì. Però non è un ideale. D'altronde, se noi prendiamo questa cosa da un'altra parte, chi non sarebbe disposto a dare energia e anche magari qualcosa di più, a sacrificare anche qualcosa dei propri beni o del proprio tempo, o comunque dare energia a un leader che fosse effettivamente così? Chi è che non lo seguirebbe? Questo, un leader che incarnasse queste virtù sarebbe, dici, ma chi è? È un bodhisattva, come minimo, no? E questo fa pensare proprio a questa decadenza delle nostre ambizioni personali. Anche se noi abbiamo spostato il nostro obiettivo sull'essere anziché sull'avere o sull'apparire, cioè non riusciamo a coltivare l'ambizione di dire così vorrei essere io. No? Vorrei essere, veramente vorrei essere così. Come si fa a diventare così? Qual è la materia che si studia? Qual è l'esercizio che si usa? Perché così non si diventa naturalmente, non si è naturalmente così. Però lo si può diventare. Io credo che, per esempio, io non è un nostro contemporaneo, però è abbastanza vicino, io credo che il Mahatma Gandhi fosse abbastanza, sì, paragonabile, no? A questi Dasa Rajadharma. Quindi la cosa è possibile, si può fare, ma richiede un forte impegno, proprio come diceva Gandhi, l'impegno a essere il cambiamento che si vuole vedere nel mondo. Inutile, non bisogna aspettarselo dagli altri, bisogna prendersi la responsabilità e dire io vorrei un mondo così, bene, comincio io sulla soglia di casa mia a fondare la mia vita su questi principi. Rischiereste di piacere a tutti. Sarebbe tempo ben speso, o no? Anche se poi uno non ci riesce. Cioè, mettiamo che sia veramente arduo, come scalare l'Everest. Però qualcuno che lo scala l'Everest c'è. Quindi, però anche se non arrivi proprio in cima, puoi dire, beh, ci ho provato, ci ho tentato. Non provato nel senso di, ci ho provato, fin dove sono arrivato, sono arrivato. Secondo me non è l'idea, non è tanto, è un po' decubertiniano questo programma. Vale la pena partecipare, anche se poi non arrivi sul podio. Vabbè, allora salutiamo i nostri ormai 310 followers. Lunga vita e prosperità a tutti. Tanti baci.